Non cristiani che si truccano come tali, ma cristiani nella testimonianza della loro vita. È questo il cuore dell'omelia della messa celebrata stamani dal Papa a Casa Santa Marta. Prendendo spunto dal Vangelo di Matteo, Francesco mette in guardia dalla cristianità delle apparenze ed esorta, non solo nella prova del dolore, ad ancorarsi a Cristo, la vera roccia. Ricorda i tanti santi che ci sono nel popolo di Dio, santi non per forza canonizzati, ma che mettono in pratica l'amore di Gesù, come gli ammalati che offrono le loro sofferenze, gli anziani soli che pregano e offrono, le madri e i padri che portano avanti con fatica la famiglia, sempre però con la speranza nel cuore e senza pavoneggiarsi. Pensiamo a tanti preti che non si fanno vedere, ma che lavorano nella sua parrocchia, con tanto amore, la catechesi ai bambini, la cura degli anziani, degli ammalati, la preparazione ai novelli sposi, e tutti i giorni lo stesso. Non si annoiano, perché nel suo fondamento c'è la roccia. E Gesù è questo che dà santità alla Chiesa, questo che dà speranza. Questo tempo di preparazione al Natale, chiediamo al Signore di essere fondati, saldi, nella roccia che è Lui, la nostra speranza è Lui. Noi siamo tutti peccatori, siamo deboli, ma se mettiamo la speranza in Lui potremo andare avanti. E questa è la gioia di un cristiano, sapere che in Lui c'è la speranza, c'è il perdono, c'è la pace, c'è la gioia. E non mettere la nostra speranza in cose che oggi sono e domani non saranno.